Ma ciao Anastasia! Ciao mamma! Cosa stai facendo? Sto giocando! Con le tue bamboline? Sì, perché dopo faceva niente, perché mi sono già pronte. Eh sì, perché che ore sono? È sera! Vediamo. Vediamo un po' che ore sono. Vediamo un po' che ore sono. Sono le 8:58, quindi è ora di fare il bagnetto. Sì! Sei contenta? Quindi adesso noi cosa facciamo? Faremo vedere qual è la nostra routine serale ai nostri amici. Sei tutta zozza, questo tatuaggio sulla fronte non mi piace per niente. E poi ti sei sporcata i capelli con la cioccolata oggi, vero? È stata Vanessa. Ma a proposito di Vanessa, andiamo a vedere cosa sta facendo Vanessa? Andiamo! Andiamo a vedere cosa fa Vanessina. Ciao Vanessina, sei sempre attaccata al telefono. Ma lo sai che ore sono? Sono quasi le 9, è ora di andare a fare il bagnetto. Vedo che anche tu ti sei tatuata. Che belli questi tatuaggi, speriamo che adesso vengano via. Allora, io e Anastasia abbiamo detto ai nostri amici che faremo vedere qual è la nostra routine serale. Vediamo che adesso non vanno via. Io lo sapete che domani la maestra ci porta alla scuola di Vani? Eh sì, perché tu quest'anno finisci la materna e inizierai le elementari e quindi andate a visitare la tua scuola nuova. Sì. Sei contenta che tua sorella domani ti verrà a trovare a scuola? Sì. Lo sapete che era venuto Babbo Natale nella mia scuola? Sì. Fai vedere quella maglietta lì, quanto è sporca. Ma cosa avete combinato oggi? Anche con tatuaggio. Abbiamo fatto i tortini al cioccolato col cuore fondente e ti sei sporcata tutta. Guardate. Un altro tatuaggio. E Babbo Natale ci ha dato anche il biscottino, della stavolta, della vacanza. I biscottini di Novara, buonissimi. Buonissimi. Facci vedere un po' questo dentino che abbiamo perso e che avevamo perso in macchina. Che poi volete abbiamo vedere i soldini? Aspettate. Dove va? A prendere i soldini. Vanessa, ti hanno mangiato la lingua? Fammi vedere se hai la lingua. Sei stanca? Adesso fai un bel bagnetto e poi a nanna, eh? Ciao a tutti amici e benvenuti nel nostro nuovo canale Vanessa e Anastasia. Come state? Noi stiamo bene. Anastasia vi vuole fare vedere una cosa che è successa ieri. Cos'è successo ieri, Ani? È caduto il dente in macchina. Le è caduto il suo primo dentino ed eravamo in macchina, era appena uscita da scuola e l'avevamo preso. Perché non si è accorta di nulla. Mi ha guardata a un certo punto e mi ha detto: ho perso il dente, però l'è caduto in macchina. Noi eravamo disperate, ma poi Anastasia l'ha trovato. Guardatelo qua, eccolo qui. Che bellina. Il barattolino della Nutella, quello piccolino, abbiamo deciso che sarà il contenitore dei suoi dentini che perderà. Sei sveglia? Sì. Perché non parli? Sei stanca? A me mi dondolo un altro dente. Anche a Vane dondolo un altro dente, ne ha già perso uno. Guardate, la fatina mi ha dato delle monetine. Questa l'abbiamo trovata oggi ed è l'ultima che abbiamo trovato. Domani vado a quello di mangiare. Allora, amici, adesso vi faremo vedere la nostra routine serale. Andiamo a preparare l'acqua per fare il bagnetto e poi tutto il resto. Ciao! A dopo! A dopo! Guardate, l'acqua è quasi pronta, vero Ani? Stiamo aggiungendo l'acqua fredda, ma ci siamo quasi. E Anastasia cosa fa quando fa il bagnetto? Porta con sé alcune delle bamboline che ha. Oggi abbiamo scelto queste due. Cosa? Che ne sono anche A. Ah, ne prendiamo altre? Allora poi le vediamo. E allora vai a prenderle. Ok, ci vediamo dopo. Con le babbi. Wow. Una è già caduta in acqua. Una sta già facendo il bagnetto. Wow, ma guardiamo un po' chi c'è. Le quelle di prima, un pony. Un bimbo piccino che è caduto. Poi abbiamo una LOL con dei capelli stupendi. Io la invidio questa LOL perché vorrei avere la sua stessa capigliatura. Un'altra bimba, le due sirenette e altre bimbe. Ma sono tutte pronte a fare il bagnetto. Sì, adesso mi preparo io. L'acqua è pronta, Anastasia, mi controlli? Ci siamo? Ok, possiamo iniziare? Sì. Benissimo. Ciao ciao. Ciao.
Ragazzi, ci vediamo subito dopo aver fatto il bagnetto. A prestissimo, ciao! Tutto bene? Eh? Tutto bene? Questo bagnetto ti sta rilassando? Sì. Hai staccato la testa dal corpo? Sei bellissima! E tu, signorina? Sì. Abbiamo ancora la ragnatela in testa, in faccia, eh? Adesso la togliamo. Dove vai? La tolgo. Adesso te la tolgo io. Sì, quella la tolgo io. Finito il bagnetto? Abbiamo finito il bagnetto, amore, sei stanco. Adesso andiamo a fare la nanna, eh? Vanessina, ti stai pettinando i capelli? Adesso asciughiamo i capelli, poi andiamo a fare subito il letto. C'è da fare ancora una cosa, Vane, la tua cartella. Che noia. Okay. Ragazzi, scrivete nei commenti quando voi finite la scuola e che giorno. Che noi non vediamo l'ora, vero? Noi che giorno la finiamo? Il 20... 23 dicembre. Esatto. Che giovedì. Tu alle 2 del pomeriggio, oh, che bello. Che io sempre esco alle 4:30. 4:20, sì, 4:20. Ani, asciughiamo i capelli, tesorina, così poi andiamo a fare la nanna che si stanca. Allora, Vanessina ha trovato l'altro giorno la colonia che usava quando era una bebè. E si è quasi anche addirittura commossa e messa a piangere perché si è ricordata che la sua mamma quando era piccolina la metteva sul fasciatoio, le metteva questa colonia profumatissima. E quindi stasera dopo il bagnetto la rimettiamo, vero amore? Non vi dico che odore fa. Ma sulle mani la metti? No. Poi anche sul corpo. Ah, anche tu la vuoi amore? Anche Vanessina te ne mette un pochino. Cosa è successo? Vedi? Un po' di colonietta, un pochino sulle mani, dai. Un pochino. Che profumo, già lo sento. Si sente. Oh, mettitelo qua sul petto, amore. Lo mettiamo anch'io perché mi sentivo il profumo, sente. Sì. Dai, asciughiamo i capelli, bimbe, che tardi. Grattatina di testa. Abbiamo finito il bagnetto, yeah! Ci siamo asciugati i capelli, io ho sudato tantissimo. Adesso, Vane, dobbiamo fare la cartella. Allora, prendi, prendi il diario e controlliamo le materie che ci sono domani. Anch'io lo prendo. Allora. Guardate che belle. Che belli, chi te li ha regalati? Le tue amiche? Guarda qui ce la devo già invece. Possiamo togliere il ciuccio perché altrimenti non si capisce molto bene. Brava. Questa me la regala. Questa ce la devo io. Questa me l'ha regalata la mia amica oggi. Wow. Cos'è? Allora. Allora, dai Anastasia, facci vedere cosa c'è nel tuo zainetto. C'è la merenda. Ah, la merenda di oggi che non abbiamo mangiato. I cracker, ok. Dopo mangio. No, dopo non la mangio perché dobbiamo andare a fare la nanna. Poi ci sono i vestiti. Che quello è il cambio nel caso in cui ti bagni. Questo è il tuo quadernetto dove segniamo la temperatura la mattina. Voi segnate la temperatura? Wow, un braccialetto della LOL, bellissimo. Ok, perfetto. Tocca a Vanessina. Vanessa, guardiamo il diario. Domani è mercoledì. Mercoledì abbiamo religione, rec, 2 ore. Sì. Poi 2 ore di testi e 2 ore di matematica alla fine. Adesso controlliamo nella cartella quello che c'è e quello che non c'è. Religione non c'è sicuramente e testi non lo so. Guardiamo, dai. Andiamo. Eccoci qua. Allora. Abbiamo fatto tanta strada. Da lì a lì. Vabbè. Allora, abbiamo detto... Religione, testi e matematica. Allora, questa è grammatica e non so perché ce l'hai in cartella, perché la maestra dovrebbe trattenerlo e tenerlo a scuola, ma non è stato così, quindi dobbiamo tenerlo. Poi, allora, qui abbiamo inglese, togliamolo. Mamma, il quaderno... Questo è il quaderno di religione, sì. Aspetta che io intanto sto togliendo quello che non serve, quindi abbiamo tolto inglese. Qui cosa abbiamo? Grammatica e scrittura. E vabbè, teniamolo. E poi non c'è più niente. Ecco il libro, volevo dire. Ok, metti dentro tu. Ascolta, di matematica hai già tutto a scuola, vero? No, matematica c'è il quaderno qui. Hai il quaderno di matematica? Allora dovresti avere anche il libro. Prova a vedere o non c'è. Ma domani c'è scienze? No. Lo sapete che domani io mi metto il vestito di Natale? Ancora? Sì, di nuovo, perché mi piace tanto. Va bene, amore mio. E allora lo metteremo. Il libro di matematica è a scuola. Va bene, mettiamo allora matematica. Guardate il mio astuccio, è a forma di pupit, un astuccio. È un astuccio pupit. Sì, con i miei evidenziatori. Evidenziatori, e poi dovremmo avere
anche la scorta per i prossimi 6 anni. Ok, perfetto. Ci sono quelli pastello che io ho preso, questi due pastello, rosa e azzurro. Invece quelli fluo che sono giallo e arancione. Bellissimi, amore. Brava, Gioia. Ho usato, se mi ricordo, questo. L'azzurro. E il giallo. Va questi bene. Due ho usato. Ti è piaciuto l'azzurro? Sì. Opaco? Mm-hmm. Ok. Infiliamo religione. Okay. E abbiamo finito. La mattina prepariamo la merenda. Vi faccio vedere. Stai mangiando i cracker? Mangiona, Anastasia mangia sempre. Mangia sempre schifezze. Vi faccio vedere. Sì. Cose quando disegno o non ho il quaderno e prendo. Avete capito, no? Perché quando è che non hai il quaderno tu? Capita? Alcune volte sì. Quale quaderno ti manca, scusa? No, non lo so, alcune volte. Ah, dimmelo. Ho questo qui, biscotta. Ne ho tantissimi. E chi te li ha dati questi fogli? Non è vero, non me li ha dati la mamma, li ho trovati io. Dove li... Ah, in casa, sì. Perché noi siamo pieni di quaderni gioco. Poi a volte ne compro io qualcuno per scrivere i miei appunti. Ma prontamente finiscono nelle vostre mani. Questi invece sono quelli per colorare. Questi però te li ho comprati io, sì. Me lo ricordo se perfettamente. Miei amici, infatti erano qui dentro. Poi abbiamo preso una busta così e ho messo questi dentro perché erano spersi. Se no. Ok. Questi... Ma andavano bene perché tu pensavi di no. No, sì, vanno bene per disegnare. Poi per scrivere insieme. Perché io alcune volte... No? Quando qualcuno, la maestra, mi presta i fogli così, anche se ce li ho, vabbè, per scrivere qualcosa, sì. Io scrivo tutto storto così. Tutto storto, sì, perché non hai le righe. No. Non è facile. Sì. Usa il righello. È vero, perché i miei amici fanno la linea e poi scrivono sopra. Ecco, vedi? Chissà come mai, Ma guarda, prendi spunto dagli amici, non solo sulle cose negative, anche su quelle positive. Adesso vi faccio vedere il mio astuccio. Allora, la prima abbiamo i pastelli. Sì. Ci sono abituata perché prima avevo... Fai vedere un po' com'è questo astuccio, no? Davanti, com'è? Guardate che bello. Guardate un po', è in 3D, non si vede, però è un po' in 3D. Sì, perché io ai miei amici ho detto, guardate il dritto. E loro hanno detto, aspetta che metto il dito... Dentro, perché è come se ci fosse un secondo sì. strato all'interno. Perché vedete, io non li tempero, però... Cioè, alcuni non li tempero perché poi... Cioè, li temperi man mano quando ti servono. Mi faccio prestare, dico non ce l'ho. Guarda, ma come no, dico non ce l'ho. Ma quante cose sto scoprendo in questo non video? Non ce l'ha. Quindi... Ma il temperino ce l'hai ancora? Sì, però non lo voglio usare perché sennò ci metto una vita. Perché quello lì. Vabbè, ma quindi cosa vuol dire? Quindi quando sì, vedi, guarda, vedi qua oppure qua? Sì, vedo. Adesso te li tempero io, va. Guardate, vi piace la mia nuova matita? Mamma, guarda cosa ho preso. Guarda, l'ho trovata in casa. Sì, lo so. Le abbiamo comprate oggi queste matite. Sono fluorescenti, sono bellissime. Pensa che due mie compagne di scuola hanno i pastelli con dentro il cancellino per cancellare. Tipo questa, però qui la punta colorata e i pastelli, no? Mm-hmm. Uguale, troppo bella. Io l'ho usata. Ed è bella. L'ho ridiata, sì. Va bene. Allora, bimbe... È ora di andare a fare la nanna. Aspetta, voglio vedere le mie pennarelle. Va bene. Le ho messe in ordine l'altro giorno. Sì, è ora di fare. Wow. Ed ecco qua i pennarelli. Hai finito di mangiare? È vero, perché sono io. Sì, è vero, la canzone di pigiama party. Ah, un altro pigiama party vuoi fare? Allora chiamiamo il Grinch. Davane? Sì. Vai. Ti do una manina? No, lo usavo ancora da sola. Olè, il letto è pronto. Avete visto che letto comodo? Diventa un divano e poi si trasforma in un lettino. Adesso finiamo di mettere le copertine e a nanna! Finalmente la nostra routine serale è finita. Siete stanche, bimbe? Sì. Sapessi io. Noi vi salutiamo, la nostra routine serale finisce qui, domani mattina si va a scuola, è già un po' troppo tardi. Che ore sono? Saranno già quasi le 10:30. Ci vediamo amici al prossimo video, se il video vi è piaciuto cosa dovete fare? Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video. Iscrivetevi in tanti, grazie, ciao, buonanotte!